Ciao a tutti, bentrovati nella mia tana. Sono tornato dal mio viaggio in Messico ed ho portato un mare di foto nuove, pronte per essere elaborate insieme a voi qui nella tana di Zio Rita. Vorrei ringraziare gli amici che hanno contribuito con le loro donazioni, mi hanno fatto veramente molto piacere. Pur essendo stato via un mesetto, non ho perso gli accessi al sito, altra cosa che mi fa molto piacere, e spero di continuare a soddisfare le vostre esigenze in modo da continuare con il successo di questo sito. Chi si è tenuto aggiornato sa che fra poco arriveremo a trattare argomenti più complessi, ma per il momento vedremo ancora alcune funzioni semplici di Photoshop. Non preoccupatevi, che non parlerò più di colori, per un po' almeno. Ho invece intenzione di dare un'occhiata ad alcuni strumenti di ritocco e riparazione delle immagini. Come per la lezione precedente, si tratta di pennelli, quindi sarà richiesta una certa destrezza nell'uso del mouse, ma non preoccupatevi, non è niente che non possiate fare senza problemi. Iniziamo con l'aprire un'immagine, quindi File Open, che è questa qua, prettygirl.jpg. Vi ricordo che come sempre le immagini utilizzate per questa lezione sono presenti nel pacchetto che potete scaricare dal mio sito, sia nella versione video e sia in quella testuale. Questa è la foto di una ragazza veramente molto bella che non ha bisogno di nessun ritocco per essere apprezzata e che ringrazio moltissimo per avermi concesso l'uso del suo volto per questa lezione. Facciamo finta che ci sia bisogno di correggere alcune imperfezioni nel viso di questa ragazza. Molte versioni di Photoshop fa, saremmo intervenuti con lo strumento timbro clone. Io ho iniziato così ai tempi almeno. Nelle ultime versioni, la Adobe ci ha messo a disposizione dei pennelli correttivi che migliorano incredibilmente la resa del nostro intervento, permettendoci in pochissimi clip di ripristinare quasi ogni cosa. Iniziamo col selezionare lo strumento correttivo, pennello correttivo al volo, che si trova qui, tenendo premuto, ed è questo qui. Non potete sbagliarvi perché ha questa piccola rappresentazione di una selezione con uno sfondo bianco qua. Ok? Ovviamente potete arrivarci sia tenendo premuto lì, oppure scorrendo tenendo premuto il tasto J fino a quando non vi appare questo strumento, non cambia assolutamente niente. Fate però attenzione, come ho detto prima, a non confonderlo con quest'altro strumento, che è il pennello correttivo. A noi serve il pennello correttivo al volo. A questo punto direi che sarebbe il caso di ingrandire leggermente la nostra immagine portandola almeno a, vediamo un po', 50% va bene del suo livello di zoom, con Command più oppure Control più per chi usa Windows. Chi non ottiene lo stesso comportamento alla pressione dei tasti che ho spiegato, suggerisco di dare un'occhiata alle mie lezioni precedenti, in questo caso la lezione numero 1, che spiega appunto come configurare Photoshop per ottimizzare la produzione. Spostiamoci ora verso la fronte della nostra modella e notiamo alcune macchioline sparse qua e là sulla pelle. Con sommo rammarico notiamo anche che i denti invece sono bianchissimi e non li possiamo sbiancare di più, ma lo faremo sicuramente più avanti con un'altra foto. Torniamo al nostro pennello correttivo al volo. Come prima cosa clicchiamo tutti qua, poi qua e infine su ripristina strumento per ripristinare appunto il pennello in caso avessimo delle impostazioni diverse da quelle di default. Questo cerchio corrisponde alla dimensione del nostro pennello. La prima cosa da fare è ingrandirlo quanto basta per coprire le macchie che vogliamo eliminare. Come variare le dimensioni del pennello con i tasti è spiegato nella lezione numero 5. In alternativa, anche se molto scomodo, potete sempre intervenire cliccando qua e trascinando questa barra. Oppure fate come vi dico io, che è più comodo. Ok, vi suggerisco veramente di scoprire quali sono i tasti per ridimensionare il pennello, che cambiano a seconda della lingua del vostro Photoshop e del layout della vostra tastiera, o di personalizzarveli come ho fatto io proprio per via della mia versione di Photoshop in inglese. Ed è per questo che non vi dico quali sono i tasti, perché nella mia versione di Photoshop sarebbero le parentesi quadre, parentesi aperta rimpicciolisce, parentesi chiusa ingrandisce, ma su Photoshop in italiano non è così, e dato che io ho la versione di Photoshop in inglese e la tastiera in italiano, ho dei grossi problemi di compatibilità, mi sono personalizzato molte funzioni, quindi voi andate a vedere sui tasti, quindi keyboard shortcuts o scorciatoie da tastiera, come
personalizzarvi l'ingrandimento e il rimpicciolimento del pennello. Una cosa che voi non dovete fare è questa. Quindi io adesso lo faccio perché uso una tavoletta grafica con la penna sensibile alla pressione. A meno che voi non abbiate una tavoletta grafica con penna sensibile alla pressione, non fatelo. In questo modo io sto emulando il comportamento di un mouse normalissimo, come quello che si usa nella maggior parte dei casi. Ora, ingrandiamo il pennello quanto basta per coprire questa macchia, che direi che così va benissimo, e quando pronti facciamo clic. La macchia scompare. Vi faccio vedere io com'era prima e com'è adesso. Facciamo clic anche qua e anche questa macchia scompare. Mentre faccio scomparire le altre macchie, vi spiego come funziona questo strumento. Ad ogni pressione del mouse, lui va a cercare, in una zona vicino che non ci è data sapere, un punto dell'immagine che campionerà e fonderà insieme a quella che noi invece vogliamo correggere. A differenza dello strumento timbro clone, questo strumento di correzione, oltre a clonare proprio i pixel, diciamo, acquisisce le texture, le luci, la trasparenza e la tonalità dei pixel campionati e li fonde con quelli da correggere, quindi fa una mescola, mischia il vecchio con il nuovo. Mi sposto un pochino più in basso nel frattempo. Mischia il vecchio con il nuovo, appunto, e ci permette di ottenere un risultato migliore di quello che otterremo con il timbro clona, che clona di fatto tutti i pixel se alla fine ci ripropone la stessa cosa in un altro punto dell'immagine. Anche questo strumento però ha i suoi limiti. Vediamo se sono abbastanza fortunato da farveli emergere al primo colpo o se devo cliccare in giro come un pazzo per farli spuntare fuori. Proviamo qua. Ecco qua, proprio lei. Facendo clic su questa macchiolina nel mento, vediamo che il nostro pennello campiona una parte sbagliata. Vedete che infatti qua è apparso il bordo del mento della modella che si trovava qui. Purtroppo abbiamo a che fare con un computer il quale non è in grado di stabilire cosa sia meglio per noi. Ciò vuol dire che il pennello correttivo al volo non è sempre in grado di stabilire una buona sorgente da campionare. Per questo l'Adobe ci ha messo a disposizione il vecchio pennello correttivo che si può selezionare tenendo premuto qua, oppure premendo varie volte il tasto J fino a quando non appare questo nella tavolozza degli strumenti. Prima di iniziare ad usarlo, vorrei che tutti ripristinassimo anche questo strumento, quindi facciamo clic qui, qui e poi su ripristina strumento. Benissimo, ora annulliamo quest'ultima operazione facendo Command Z o Control Z per chi usa Windows. E siamo pronti per ripristinare anche queste macchioline che sono più difficili dal momento che lo strumento automatico non è in grado di acquisire una buona fonte per il ripristino. Come prima vado a togliere l'impostazione di pressione della penna dal mio pennello, chiaramente chi non ha la tavoletta grafica non ha bisogno di farlo. Allora, eravamo rimasti alla cattiva selezione della sorgente da campionare. Lo strumento che abbiamo selezionato ora non è automatico come il precedente, ha bisogno che noi gli indichiamo la sorgente per campionare i pixels che useremo per la correzione dell'immagine. Proprio quello di cui avevamo bisogno, giusto? Come si fa? Esattamente come per lo strumento timbro clone, tenendo premuto Option oppure Alt su Windows e facendo clic sul punto che vogliamo campionare. Così. Questo mi piace. Clic, rilasciamo il tasto Option e posizioniamoci sulla macchia di prima, ingrandiamo il pennello quanto basta, come in cucina, sale quanto basta, ingrandiamo il pennello quanto basta e facciamo clic. Ecco adesso che la nostra macchia è scomparsa e non è apparso il bordo del mento che appariva con lo strumento automatico. C'è da fare una precisazione, con il pennello correttivo al volo è possibile che annullando una correzione riuscita male e facendo nuovamente il clic, si riesca ugualmente a riparare l'immagine senza difetti, perché basta spostarsi di un solo pixel rispetto al click infruttuoso, diciamo, che potrebbe venire campionata un'area completamente diversa, che comunque a noi non è dato sapere quale sia, adeguata ai nostri scopi. Ognuno può agire come meglio crede.
Andiamo avanti con le nostre correzioni facendo Option Click per campionare e Click per aggiustare. Cosa ho selezionato di brutto? Beh, rimpiccioliamo un po' il pennello, rifacciamo Option Click e Click. Ecco qua, questa è venuta decisamente meglio. Qui abbiamo qualche residuo di una correzione automatica non troppo precisa. Ecco fatto. Qui possiamo togliere questo. Qui c'è questa macchiolina. Ecco fatto. Qui c'è questo. Questi nei sotto gli occhi. Ecco questa parte, questa piccola macchiolina, tutte cose veramente quasi irrilevanti. Vediamo qua, ecco fatto, quel neo è tolto con lo spazio. Ah, qui c'è ancora questo foruncolino minuscolo, non mi piace. Rimpiccioliamo il pennello. Ecco fatto. Vi voglio insegnare un piccolo trucco. Come immagino sappiate, anche senza aver seguito le mie lezioni precedenti, con Command Z o Control Z su Windows è possibile annullare l'ultima azione eseguita. Altrimenti con Command Option Z, Control Alt Z su Windows, possiamo annullare tutte le operazioni eseguite una per una, fino a quante ce ne stanno nella memoria di Photoshop. Ma forse non conoscete un piccolo trucchetto per tornare allo stato iniziale della nostra immagine in un solo colpo. Ogni tanto serve per rendersi conto dei risultati prodotti dai nostri interventi. Per tornare alla versione precedente basta premere il tasto F12 oppure andare qui su File e fare clic su Ripristina che corrisponde appunto al tasto F12. Adesso io premo F12 perché mi piace di più usare la tastiera ed ecco che la nostra immagine viene ripristinata. Avete visto quante cose abbiamo tolto dall'immagine originale? Per tornare alla versione corretta, ora ci basterà premere Command Z o Control Z su Windows. Ed ecco fatto. In questo modo possiamo vedere velocemente cosa abbiamo prodotto e com'era prima che noi lo producessimo. Ritengo che sia importante confrontare i nostri lavori con la versione originale dell'immagine perché spesso si tende ad eccedere con gli effetti senza rendersene conto, proprio perché non si notano facilmente i cambiamenti apportati. C'è ancora una cosa che possiamo fare su questa immagine prima di passare alla successiva. Possiamo eliminare queste piccole pieghe sotto gli occhi ed il principio è sempre lo stesso. Selezioniamo una sorgente adatta, tipo questa. Teniamo premuto il tasto Option oppure Alt. Sul punto che vogliamo campionare e poi trasciniamo il nostro mouse lungo la linea che ci interessa correggere. Rilasciamo ed ecco che spariscono queste piccole rughe. Ora selezioniamo un altro punto per togliere anche questo. Due piccoli clic, un altro piccolo clic qua. Proprio per essere certosini, un altro così, selezionando quel campione. E lo ripetiamo anche da quest'altro lato. Selezioniamo il punto che ci interessa, trasciniamo, quindi disegniamo lungo l'occhio ed ecco che sparisce la piega. A fare proprio i pignoli possiamo vedere qua cosa viene fuori, direi che va bene. Selezioniamo la parte della palpebra o comunque la parte sopra l'occhio, facciamo clic qua. Poi qui c'è una macchiolina che non so se c'era prima ma non mi piace, quindi campiono quest'area e clicco qui, ecco. Direi che adesso la nostra modella non ha più nulla da sistemare, direi che è pronta e che è a posto. Chiudiamo ora questa immagine. Io, come sapete, non salvo, voi siete liberi di fare quello che volete con quei file, solo relativamente all'esercizio, perché sono foto personali come questa faccia qua. Guai se ve la vedo mettere in giro su qualcosa che non mi piace. Allora, apriamo ora quest'altra foto qui. Looks like an Egyptian.
Ecco fatto, questa foto l'ho scattata in centro a Città del Messico. Non chiedetemi cosa rappresenti perché non ne ho la più pallida idea. Sicuramente non è un egiziano, questo è poco ma sicuro. Un amico mi ha portato in giro a vedere le bellezze architettoniche della città e quando mi sono imbattuto in questa scultura eravamo già abbastanza stanchi entrambi, io per chiedergli informazioni e lui per darmene. Però è stato un piacere uscire con lui quel giorno perché è una persona di grande cultura artistica e fa l'attore, quindi ha studiato arte, eccetera, eccetera. Lo saluto, si chiama Oscar, ciao Oscar. Finito il preambolo, vediamo cosa vogliamo fare a questa immagine. Ma sì, dai, vediamolo. Oltre a vari piccoli graffi presenti nella scultura, abbiamo alcuni danni molto evidenti qua, lungo il naso, fino sotto la bocca e qui nella narice. Portiamoci al 100% di zoom e muoviamoci verso la narice tenendo premuto spazio e trascinando il mouse. Per maggiori dettagli su come muoversi in un'immagine, date un'occhiata alla lezione numero 1. Sistemiamo prima questa parte facendo option click dopo avere rimpicciolito un po' il pennello, facendo option click qui perché a noi serve una parte abbastanza scura per mascherare queste due parti bianche di scalfitura. Quindi facciamo option click qua, campioniamo questo punto, dopodiché facciamo click qua e poi click qua. Perfetto. Dopodiché, sfruttando la parte che abbiamo appena ripristinato, la selezioniamo come campione e facciamo un clic qua e un altro qua. Dopodiché veniamo qui sopra, facciamo un clic qua per campionare con Option o Alt e clicchiamo qui in questa zona di ombra. Ancora un pochino qua, qua e qua. Invece per questa parte qui dove c'è la piega della narice, sfrutteremo questo punto, option click qua e click qua sopra. È venuta bruttissima, per cui selezioniamo un'altra parte, fatto Command Z ho annullato, selezioniamo quest'area come campione e facciamo click. Un po' meglio, ma siccome c'è un piccolo stacco, direi di selezionare questa parte. Così, esatto, abbiamo portato la narice al suo posto. Ora che abbiamo aggiustato la narice, ci portiamo a un livello di zoom inferiore, non il 66,67%, ma il 50%. Ora dobbiamo aggiustare questa parte, questa striscia bianca qua che va, parte da sotto l'occhio e arriva fino qui, sotto la bocca. Mi sono messo al 50% di zoom proprio per poterla vedere tutta. E adesso utilizzeremo un altro strumento ancora, lo strumento toppa. Teniamo premuto qua sopra, scegliamo lo strumento toppa, che è questo qui con la forma di una toppa. In alternativa sapete che basta premere il tasto J varie volte fino a quando non arriva la toppa. Ripristiniamo la toppa, quindi clicchiamo su questo menu a tendina, poi su questo e infine su ripristina strumento. Qui io non ho opzioni per la penna, quindi rimaniamo così. Questo strumento ci consente di fare le stesse correzioni di prima, ma sfruttando una selezione. In questo modo possiamo intervenire su un'area più vasta senza perdere troppo tempo campionando varie volte e cliccando come forsennati. Come funziona? Come vedete il cursore non è più un pennello, ma è una crocetta, proprio come per lo strumento di selezione rettangolare o ellittica. Se noi clicchiamo e trasciniamo, otteniamo una selezione. Visto? Questi sono i tipici tratteggi animati che rappresentano una selezione in Photoshop e abbiamo realmente selezionato una parte d'immagine. Come per gli strumenti di selezione, se teniamo premuto il tasto Option oppure Alt su Windows, vedete che appare un meno sotto la crocetta, sottraiamo infatti quello che stiamo per disegnare, lo sottraiamo alla selezione esistente. Ecco qui. Poi sottraiamo anche questa parte qua che non ci serve e soprattutto perché c'è l'ombra che dopo ci darà fastidio, visto che non vogliamo ripristinare l'ombra, e anche perché in ogni caso l'immagine che va già bene è inutile
ripristinarla. Sottraiamo infine questa parte, sempre con il tasto Option oppure Alt per chiusa Windows premuto, infine qui e poi ancora qui. Potremmo togliere ancora qualcosina da qua senza essere particolarmente precisi. Adesso che guardo meglio, qui c'è questa riga che potrebbe valere la pena ripristinare, già che ci siamo. Come si fa ad aggiungere alla selezione? Con il tasto Option abbiamo visto che sottraiamo, con il tasto Shift appare un più, eccolo qua sotto la selezione, quindi vuol dire che quello che stiamo per disegnare ora verrà aggiunto alla selezione. Ecco fatto. Ora siamo pronti per ripristinare questa selezione. Come? Vedete che se muovo il mouse dentro e fuori dalla selezione il cursore cambia, fuori diventa crocetta, dentro invece c'è questo simbolo toppa, freccia, selezione, non si capisce bene che cosa sia. Bene, ve lo spiego subito. Muoviamoci all'interno della selezione, teniamo premuto e trasciniamo fuori dalla selezione. Come vedete, dove abbiamo selezionato appare quello che ci mostra la selezione che stiamo trascinando, per indicarci il punto che useremo per ripristinare la nostra immagine. Una volta scelto, io direi che qua va bene, il punto, rilasciamo il mouse e vedete che Photoshop, nella zona che avevamo selezionato con lo strumento toppa, ci ha fuso la parte che abbiamo individuato trascinando fuori la selezione, quindi grande quanto questa, in un'altra zona dell'immagine. Ora, per vedere bene il risultato di questa immagine, possiamo fare Command D o Control D, che ci elimina semplicemente la selezione fatta. E direi che l'immagine va bene. Usciamo, torniamo un po' indietro con lo zoom. Beh, direi che è stata restaurata meglio che da un'equipe di... come si chiamano quelli che ristrutturano gli oggetti antichi? Di quelli lì. Comunque, a questo punto mi sento in dovere di precisare un paio di cose, anche se siamo circa a meno della metà di questa lezione, non spaventatevi, non guardate quanto è lunga. Ma devo dirlo. Ci sono alcune cose che non vi ho fatto vedere di questi strumenti, che non vi farò vedere neanche durante il corso di questa lezione, e sono soprattutto le varie opzioni che possiamo vedere qua sopra, in questa barra delle opzioni. E mi sento in dovere appunto di dire che ci sono persone che vivono di lezioni simili a queste, mentre io ve le sto regalando, loro magari ci pagano un mutuo, ci danno da mangiare ai figli, eccetera, eccetera, e quindi per rispetto nei loro confronti non potrò mai registrare una lezione professionale quanto la loro, anche perché molto probabilmente loro sono molto più professionali di me, se no lo farei per lavoro anch'io, che ne dite? E comunque sia, insomma, io vi offro un prodotto che spero apprezziate, che riteniate comunque valido, ma non dettagliato quanto potrebbe essere uno che potete comprare presso le varie ditte che appunto vendono corsi su Photoshop molto simili a questo. Magari a livello di qualità video i miei sono anche migliori, non lo so, non li ho mai guardati gli altri, comunque non importa. L'importante è che sappiate che non è ancora finito, quindi ci sono altre cose che vedremo, non le vedremo tutte, ma ne vedremo molte, e che adesso abbiamo finito anche con questa immagine, quindi la possiamo chiudere, io non salvo, voi come al solito fate come volete. Ora direi che è il caso di farvi una piccola pausa. Questo video infatti penso che sarà il più lungo di tutti quelli che avete visto finora. E fra poco metteremo in pratica tutte le nozioni che abbiamo visto finora e qualcosa in più, lavorando sul volto di un'anziana signora per eliminare i segni del tempo, sbiancare i denti, eccetera. Mettete in pausa e ci rivediamo fra una decina di minuti, oppure quando volete voi, tanto il video lo registro adesso io, per cui... Eccovi tornati, siamo pronti per l'ultimo lavoro, per cui devo ringraziare l'anziana signora che mi ha concesso l'uso di una sua fotografia. Andiamo su File, Apri, e apriamo Granma.psd, che è il formato di Photoshop. Ho pensato di farvi vedere come sbiancare i denti, togliere rughe e dare un po' di colore
non direi truccare, ma solo dare un po' di colore ad un volto, usando il volto di una signora anziana perché più si presta ai fini dell'esercizio. Iniziamo col fare quello che sappiamo, appunto iniziando ad ingrandire fino al 50% la nostra immagine. Ovviamente, se usate risoluzioni diverse dalla mia, potete ingrandire di quanto vi fa comodo. Spostiamoci in alto, verso la fronte, ed iniziamo col togliere le pieghe della pelle utilizzando lo strumento pennello correttivo, che è quello che abbiamo già selezionato. Scegliamo come campione. Intanto riduciamo il pennello e poi scegliamo come campione questo punto. Clic. E poco alla volta eliminiamo tutte le rughe in questo modo, che non sono neanche molto marcate, bisogna dire, bisogna riconoscere. Ingrandiamo ancora un pochino perché non mi è piaciuto. Ecco. Poi scegliamo qui, andiamo giù. Scegliamo questo ed eliminiamo anche questa qua. Dopodiché qui e andiamo fino qui, poi facciamo qualche click qua e là, giusto per non togliere i capelli. Ecco, che la fronte mi pare abbastanza. Ora sistemiamo anche quelle qui, le sopracciglia, togliamo qualche pelo superfluo, facciamo clic qua e gli diamo qualche aggiustatina, così. Ecco fatto, adesso scegliamo qui e togliamo, sfoltiamo un pochino anche questo. Ecco fatto. Qui queste due pieghe adesso le eliminiamo, scegliamo questo come campione, anzi questo, e andiamo su e andiamo di nuovo su. Scusatemi, avevo un'opzione, avete fatto la pausa, l'ho fatta anch'io, ho fatto altro. Ecco, adesso riselezioniamo questo. Questa opzione qui prometto che ve la insegnerò in una novità che voglio mettere sul sito, che si chiamerà veramente Pillole di Photoshop, ve lo anticipo, in cui ogni giorno, o più o meno, spero ogni giorno, farò qualche piccolo video tutorial, veramente cortissimo, per farvi vedere qualche cosina flash di quello che abbiamo già visto. Allora, scegliamo questo punto come campione. Magari, visto che ho ricampionato questa macchia qua sopra, la facciamo sparire così. Ecco fatto. I peli delle sopracciglia, facciamo uno zoom fino al 100% per toglierli, facciamo clic qua e cominciamo, clic qui, così siamo più vicini al punto. Voi adesso guardate più che fate insieme a me, più che fare insieme a me, perché ormai queste sono cose che avete già visto. O no, giusto, togliamo giusto qualche peletto. Qui in mezzo selezioniamo questa parte. Ora eliminiamo queste righe qui. Anche da qua. Mischiando un po' con il colore della pelle di sotto, che è leggermente diverso, tanto per nascondere. Questa qui. Facciamo un po' il zoom negativo per vedere il risultato. Sì, direi che può andare bene. Ora è tempo di eliminare gli inestetismi dal naso. Facciamo Command più, Control più su Windows per fare un primo piano del naso. Andiamo a scegliere lo strumento pennello correttivo al volo.
magari riduciamo un po' le dimensioni e facciamo qualche click qui, così, nelle zone superiori, questi pori aperti, adesso li stiamo chiudendo noi. Qua lo strumento pennello correttivo al volo ci è di grandissimo aiuto. Facciamo tanti click. Ecco qui. Ogni tanto capita che ci ricampiona allo stesso punto. Un pochino spostato perché, come sapete, come io vi ho spiegato prima, Photoshop non ha la più pallida idea di quello che deve campionare, lo campiona soltanto casualmente, o non casualmente, ma in virtù di un algoritmo e non in virtù di un giudizio intelligente che può valutare cosa sia meglio o peggio. Siamo noi a doverlo stabilire. Ecco fatto. Ora possiamo prendere lo strumento toppa in modo da sistemare le altre aree. Vi farò vedere tra l'altro un'altra piccola funzione. Qui la pelle è abbastanza simile a quella che serve a noi da aggiustare. Selezioniamo, come sapete, trasciniamo. Ups. Ecco qua, non vi ho fatto vedere. Allora, in questo momento io ho selezionato la parte buona. E voglio che questa parte venga messa qua sopra. Andiamo nella barra delle opzioni e vediamo che qua c'è origine, destinazione. Origine vuol dire che abbiamo selezionato l'origine e andiamo. Scusate, vuol dire che la parte che abbiamo selezionato sarà quella che correggeremo. Destinazione vuol dire che la parte che abbiamo selezionato andrà a correggere dove andremo a metterci, appunto, la destinazione. Noi ci spostiamo qua sopra ed ecco fatto. Ora vi svelo un altro trucchetto che non conoscevate. Sapevate che con Command D o Control D su Windows potrete deselezionare, con Command H o Control H potete nascondere la selezione che è ancora attiva. Vedete il cursore? Ora io questa selezione la sposto anche qua e vedete mi ha fuso le parti. Ora ce l'ho qui, la posso spostare qua. Vediamo se viene bene, sì, ora ce l'ho qui e la posso spostare qua, vediamo se viene bene, direi che viene abbastanza bene. Ed ecco che abbiamo risolto anche il naso in maniera abbastanza. Se non avete deselezionato, vedete che abbiamo ancora una selezione attiva. Io direi di fare un bel Command H per vedere la selezione, visto? O Control H su Windows, ma non era necessario comunque. Command D deselezionare o Control D per deselezionare. Direi che con il naso appunto siamo a posto. Potremmo eventualmente eliminare un po' della peluria che c'è qua sotto. Prendiamo lo strumento pennello correttivo al volo, leggermente più grande, e facciamo qualche click randomico da questo lato, non da entrambi, così poi con lo strumento toppa andiamo a ripristinare anche il lato che non lavoreremo. Magari da questo da di qua otteniamo un risultato migliore. Ecco fatto. È incredibile questo strumento, vero? Mi piace molto. Come appunto vi spiegavo all'inizio della lezione, se un click non viene, non porta al risultato desiderato, si può annullare e rifare un altro click, o in questo caso ricliccare semplicemente sopra per vedere che il risultato non sia questa volta quello aspettato. Bene, è stata fatta la depilazione da questo lato. Ora passiamo allo strumento toppa. Selezioniamo una piccola parte di quello che vogliamo riparare. Ora sappiamo che se la mettiamo qui, cosa succede? La porta, quindi facciamo
Facciamo un bel command Z e andiamo quindi a scegliere origine, perché adesso andiamo a mettere l'origine nel punto che abbiamo scelto. Facciamo command H per vedere, è orribile, per cui command H per vedere, deselezionare, scusatemi, ho fatto un piccolo pasticcio, adesso torno indietro, ecco qua. Command D, Ctrl D per deselezionare, devo aver sbagliato a schiacciare qualche tasto, ogni tanto capita. Seleziono solo questa parte e adesso la sposto qui. Ecco, facciamo Ctrl H, Command H o Ctrl H per nascondere. Molto bene, adesso selezioniamo questa parte e la trasciniamo da questo lato. Command H per vedere, esatto. Chissà che adesso, scusate, ho sbagliato, ho fatto command Z scegliendo la destinazione e trascinando qui sopra, non riesca già a depilare un po' di più. Adesso, tanto per non fare sempre la stessa cosa, seleziono questa parte e la trascino di qua e poi di qua, deselezionando, zoomando un po' lontano, direi che può andare bene. Togliamole questo pelo da qui, quindi campioniamo un'area che ci piace come questa e trasciniamo qua. Vediamo com'era l'immagine prima di lavorarla, premendo F12, se vi ricordate. Spostiamoci un pochino più in basso così che la possiate vedere, anzi facciamo uno zoom al 25%. F12 abbiamo visto, quindi ci sono queste pieghe. Facciamo uno zoom qui sul naso, sulla bocca. Adesso facciamo Command Z o Ctrl Z per annullare e tornare. Ecco qui il naso, i punti neri sono spariti, quei peli sotto il naso sono spariti. Facciamo uno zoom al 25%, di nuovo Command o Ctrl Z. Ecco qua, depilata questa parte, tolti questi punti neri, eliminati questi segni dell'età da qua sopra. Ma non è sufficiente. Comunque andiamo avanti perché è quasi finito. Scommetto che vi erano mancate queste noiose e interminabili lezioni, vero? Francamente io mi ero dimenticato quanto fosse pesante scriverle, ma non importa, alla fine non è un lavoro che mi dispiace fare, così mi rinfresco la memoria su certe cose di Photoshop che non faccio quasi mai. Ora vediamo una cosa nuova. La piega che va da qui, dal naso alla bocca. È un altro segno dell'età, ma tutti ce l'abbiamo. Se la togliessimo completamente diventerebbe un volto innaturale. Poi comunque ci sarebbero delle altre pieghe qui, delle guance, che non si capirebbe da dove partono. Se io le correggessi con questi strumenti sparirebbero completamente. Ma forse no. Selezioniamo il nostro campione usando questo strumento solito. Avvicinandoci prima un attimino perché abbiamo bisogno di vedere bene dove gira. Oh, guardate, questo me l'ha sfuggito, già che ci siamo, gli diamo una sistematina anche a questo pelo qui. E poi usiamo questo come campione, lo mettiamo qua per riportare la striscia rossa che poi andremo a togliere comunque. Allora, vedete, questa è tutta una zona d'ombra, quindi a noi serve un pennello particolarmente grosso, tipo questo, e poi campionare a questa distanza. Quindi abbiamo fatto clic con il command qui, premuto o alt, e adesso trasciniamo disegnando la parte che vogliamo mascherare. Come vedete è sparita completamente. Adesso andiamo su modifica, sfuma il pennello correttivo, oppure con command shift F per Macintosh, oppure control shift F su Windows. Ora ci appare questa finestrella, che sposto perché era proprio davanti al punto che vogliamo sfumare, e trascinando questa barra vediamo che riappare la linea. Per vedere com'era prima, era intera, per vedere com'era originalmente, eccola qui. Adesso noi ci spostiamo, vedete che pian pianino l'attenua, 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 e l'atteniamo al 50%. Diamo l'ok. Facciamo esattamente la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi selezioniamo un campione, sì, il pennello va bene,
Il campione è un po' lontano, tipo qui, e trasciniamo per nascondere. Nascosto, avevamo detto Command Shift F, Control Shift F, ecco che appare la finestra, stessa sfumatura del 50%. E ok, adesso facciamo un zoom meno per allontanarci, premiamo di nuovo F12 per vedere com'era prima e Command Z. Di nuovo Command Z, Control Z per vedere i risultati. Diciamo che sono state attenuate molto quelle pieghe. Ci sarebbe da sistemare la parte degli occhi, tutti questi segni dilettanti estetici. Quindi ingrandiamo al 100%, rimpiccioliamo il pennello, selezioniamo la parte che vogliamo utilizzare come campione, quindi l'origine, e disegniamo lungo il segno dell'età. Non mi piace come è venuto, facciamo uno zoom meno, tanto per vedere. Ok, quindi utilizziamo questo come campione e ricampioniamo la parte qua sopra in modo da nascondere quella linea. Poi facciamo la stessa cosa anche qui. Non mi piace e nemmeno quello di prima. Selezioniamo questo campione, veniamo qua. Esatto, così abbiamo tolto quel pezzo. Forse è troppo? Sì, è troppo, quindi Command Control Z, Command Option Z su Macintosh, Control Alt Z su Windows e torniamo indietro di vari passi. Benissimo, riprendiamo tutto da capo. Questo come campione è qui e su questo non ci piove molto. Magari gli rimettiamo qualcosina qua. Campioniamo quella zona. Forse con il pennello un po' più piccolo otterremo risultati migliori. Decisamente. Ecco fatto, adesso mi piace. Dopodiché selezioniamo questo punto e con quel punto selezionato sistemiamo anche questa zona dell'occhio. Facciamo uno zoom meno per vedere com'è. Sì, direi di sì, perché se cancellassimo completamente questa non si spiegherebbe questa piega. Ma io invece ci proverei a toglierlo completamente. Ma no, no, va bene così. E andiamo a farlo nell'altro occhio. Questa da far sparire. Per far sparire questa, clicchiamo qua, poi qui, e poi di nuovo qui, e poi di nuovo qui, e poi di nuovo qui. E di nuovo qui. Ora selezioniamo questo come campione. Qui fatemi annullare perché ho fatto. Ecco qua. Selezioniamo di nuovo il campione. Questo. Bisogna fare attenzione a non andare a cancellare completamente alcuni dettagli qua dell'occhio, per questo lo sto rifacendo. Ecco, ricampioniamo un po' sopra. Non è il caso che voi facciate esattamente come me, però vedete com'è. Funziona. Non mi piace. Meglio. Questo non mi piace. Invece si andava bene, soltanto che ci manca ancora quella parte, quindi facciamo così. Ecco fatto. Adesso andiamo a zoomare un po' più. Anzi, un po' meno per vedere cos'altro c'è da sistemare. Questa riga qua, 100% di nuovo. Questo campione, se sentite click di mouse, è la zia, ovvero mia moglie, che sta lavorando sul suo altro computer. Non mi piace, non mi piace. Non mi piace, ecco qua.
colpi di clic stiamo riducendo tutti i segni dell'età da questo volto. No, tutti no, una buona parte. Ecco qui, direi che gli occhi sono completamente diversi, non ci credete? Premete F12 e così era prima, guardate com'è adesso. Diciamo che si può togliere ancora questa macchia da qui, togliamola, selezioniamo questo campione e facciamo clic qua. Ecco fatto. Ora, cos'altro possiamo fare? Possiamo sbiancare i denti. Per sbiancare i denti andiamo a portarci la bocca al centro e qui vi introdurrò a dei nuovi strumenti di Photoshop: scherma, brucia e spugna. Prendiamo lo strumento scherma tenendo premuto qua oppure premendo varie volte O fino a quando questo appare. La prima cosa da fare: resettare lo strumento, e già sapete come si fa. Ok, a questo punto qui abbiamo le dimensioni del pennello, la durezza del pennello, qui abbiamo il range, ovvero il raggio nel quale interverremo, ovvero semitoni, ombre, mezzi toni, ombre oppure luci. In questo caso a noi servono i mezzi toni, perché se schiarissimo le ombre renderemmo troppo luminosa la bocca, rendendola naturale, perché le labbra e tutto quello che c'è dentro crea delle ombre che noi andremo a schiarire, quindi a togliere. Scegliendo le luci andremo a sbiancare le parti già luminose dei denti, già bianche, quindi li renderemo d'un bianco innaturale. Invece i mezzi toni sono quelli a cui noi interessa schiarire. Il flusso lo porterei a non più di un 30%. Come ho fatto a farlo apparire qui il 30? Basta premere 1, 2, ecco, se facciamo veloce viene 12. Comunque si può intervenire da qua, oppure dal tastierino numerico. Se premete 1, se premete 2, con una certa pausa premete 3, se premo 3 due volte di seguito viene fuori 33. Se premo 0 faccio 100, 5 fa 50. Come dicevo prima, andiamo al 30%. Abbiamo un pennello con una durezza a 0 che ci serve perché è molto sfumato. Adesso, non vi ho spiegato questo è l'aerografo, che cosa fa? Se lo attiviamo, vi faccio vedere, finché tengo premuto il mio mouse qua sopra, lui continua a schiarire all'infinito, vedete? Rilascio il mouse e annullo. A noi non serve che lui uno strumento che schiarisca all'infinito, a noi serve uno strumento che ad ogni movimento intervenga, ma finché rimaniamo lì non continua a schiarire. Non che non si possa fare con l'aerografo, ma ci renderebbe leggermente più difficile il lavoro. Allora, partiamo da questo dente e passiamo, senza ripassare troppo, lungo tutti i denti. Adesso voi non notate quello che sta succedendo, ma vi garantisco che stiamo sbiancando moltissimo questi denti. Ecco fatto. Non ci credete? Guardate come erano prima con Manzetta e guardate come sono ora. Un'altra cosa che dobbiamo fare è passare allo strumento spugna. Lo strumento spugna è sempre qui dove abbiamo scherma e brucia. Ci si arriva anche premendo diverse volte il tasto O. Ripristiniamolo. Qui abbiamo durezza, dimensione e diametro del pennello. Il modo può essere desaturare o saturare. Desatura o satura. A noi serve desaturare, quindi portarli tendenti al grigio, che credeteci o meno ci renderà i denti più bianchi. Qui abbiamo il flusso lo lascerei al 50% e l'aerografo no. E eventualmente ridurrei un po' il pennello e adesso andiamo a passare, specialmente dove i bordi sono gialli, con una certa insistenza, come qua, ma senza esagerare, perché sennò andiamo a fare danni. La desaturazione sbianca i denti. Ed ecco qua. Adesso, se ci sono dei punti gialli che non abbiamo ancora corretto, ma che vogliamo correggere, portiamo il flusso al 10% e ripassiamo tutte quelle zone. Attenzione a non far diventare grigie anche le labbra, perché di sicuro non le
non gioverebbe alla salute di questa signora, o perlomeno all'aspetto della sua salute. A cui auguriamo altri 100 anni di vita, come minimo. Ecco fatto. Adesso premiamo F12 per vedere come erano i denti prima. Facciamo CTRL Z per vedere come sono i denti adesso. Direi che non è male. 25%, CTRL Z o Command Z. E adesso è il dopo, prima e dopo. Cos'altro possiamo fare su questa immagine? Direi che possiamo ridurre il rossore da questi occhi. In che modo? Con lo strumento scherma, un'altra volta. Andiamo a zoomare al 100%, esposizione al 30%, mezzi toni, magari il pennello leggermente più piccolo. E cominciamo qua. Bisogna fare attenzione qua a cercare di calcolare bene il colore che stiamo raggiungendo con la schermatura per non eccedere nel rosa. Facciamo uno zoom negativo, facciamo un Command Z per vedere, troppo. Facciamo un F12. Sì, l'occhio direi che va bene. Adesso facciamo anche l'altro occhio. Passiamo e ripassiamo un po' di volte fino a quando l'occhio diventa bello rosa. Riduciamo lo zoom, facciamo di nuovo F12 per vedere il nostro risultato. Ecco qua, basta fare un Command Z, non serve F12, abbiamo fatto una sola operazione. E anche questa è fatta. Allora, cos'altro ci rimane da fare? Sempre negli occhi vogliamo far diventare più bianchi il bianco degli occhi. Allora, sempre con lo strumento scherma e un pennello di queste dimensioni va bene, una passatina veloce, niente di insistente. Ecco qua, uno. Adesso ci spostiamo dall'altra parte, schiariamo di qua questa vena infiammata, possiamo dargli anche una piccola desaturata se vogliamo. Flusso 10% va benissimo, così non facciamo troppo danno anche da questa parte. Ecco fatto. Andiamo a vedere al 25%, facciamo F12. Sì, gli occhi sono decisamente più bianchi e più rosa, però abbiamo ancora le pupille che non mi piacciono molto, per cui andiamo a vedere un altro strumento, così vediamo tutti e tre. Lo strumento brucia, decisamente grosso, quindi andiamo a ripristinare il pennello. Chiudiamo. In questo caso, noi stiamo lavorando su una zona mediamente scura e vogliamo eliminare questa zona che è relativamente chiara. Secondo me, qui sarebbe opportuno andare ad intervenire soltanto sulle luci. Proviamo un po', passiamo un po' di volte, ci spostiamo da questo lato e facciamo anche le luci di questa pupilla. Ecco fatto, facciamo uno zoom negativo. 25%, facciamo un bel F12. Sì, non mi dispiace. Possiamo dare un tocco ancora, ci sarebbero altre cose da fare, ma immagino che possiate farle anche da voi, di colore, sempre con lo strumento brucia, però questa volta intervenendo sui mezzi toni, ingrandendo di molto il pennello. Direi che 500 va bene. Una passatina molto veloce qui, così, e qui, così, senza ripassare. Vediamo un po'.
F12 per vedere come era prima, e adesso ha un po' di colorito in faccia, gli occhi sono schiariti, i denti sono schiariti, molti segni dell'età sono spariti. Che altro dire? Mi sembra che per oggi possa bastare. O non siete ancora soddisfatti? Volete fare un'altra piccola lezioncina? Vi ho sentiti che state implorando pietà. Va bene, per questa volta vi lascio in pace allora. Vi ringrazio per aver scaricato anche questo video e alla prossima. Ciao!